Ladies and gentlemen, welcome to our program, Help Me Agnese. Ci sei? Ci sono, bravissimo, bravissimo. Gianni, una bellissima introduzione alla nostra decima puntata. Fantastico, sei stato bravissimo, complimenti. Un abbraccio virtuale purtroppo ancora una volta perché non puoi essere nei nostri studi. Ma prima o poi ci incontreremo, terminerà questo lockdown, si dice così? Sì, sì, si dice così, si dice così. Dunque, facciamo una cosa, pensiamo a cose belle, pensiamo a quando viaggeremo, pensiamo a quando potremo ricevere turisti nelle nostre strutture e lasciamo il Covid dove si trova con tanta allegria cerchiamo di superare questo brutto periodo e cerchiamo di mandare un abbraccio virtuale anche a tutte le persone che stanno soffrendo a causa di questa terribile pandemia. Noi prepariamo, Agnese, i nostri telespettatori al prossimo futuro di viaggi all'estero, però conoscendo la lingua inglese, per chi volesse, esatto, diciamolo sempre, approfondire, può rivolgersi poi direttamente nei tuoi studi, insomma, per apprendere meglio la lingua, giusto? Sì, sì, mi potete trovare per email a helpmeagnese@gmail.com oppure potete lasciare appunto dei commenti sui programmi che metterà Gianni sul canale Cilento Channel oppure parlare direttamente con Gianni, chiamare in redazione o insomma i modi per trovarci sono molteplici. Io sono sempre su LinkedIn, mi potete trovare a @AgneseMandetta e potete mandarmi un messaggio privato se lo desiderate. E infatti ci tenevo a specificare tutto questo, Agnese, perché molti amici, io esco poco, sono quasi sempre qui in TV, diciamo rilegato negli angoli dei vari studi che abbiamo per risolvere problemi, per parlare al telefono, ma quelle volte che esco in mezzo alla gente, insomma, mi chiedono: ma Agnese è bravissima, è incredibile, ma come dobbiamo fare per contattarla, come dobbiamo fare per approfondire meglio questa cosa? Allora io ogni tanto, a parte che glielo ripeto soprattutto su LinkedIn, si dice LinkedIn, vero? Yes. Questo grazie a te, me l'hai insegnato te, perché prima lo pronunciavo in modo diverso. E dunque, alla italiana. Dico ai miei amici, soprattutto i professionisti, sai, che hanno maggiormente magari l'esigenza di imparare la lingua inglese per lavoro, dico sempre: contattatela su LinkedIn. E naturalmente il mio è un messaggio anche per i giovani che magari, Agnese, in questo momento pensano poco magari alla conoscenza della lingua inglese, però diciamolo pure, cioè se non approfondiscono adesso che hanno la possibilità, soprattutto il tempo per studiare, poi se ne pentiranno, un po' come ho fatto io, perché nel mio caso voi sapete benissimo che mi occupo di cinema e l'anno scorso ho viaggiato in tutto il mondo. Ne ho sentite di, diciamo così, problematiche per non aver e per non conoscere a fondo, ecco, questa bellissima lingua. Dunque, vorrei un poco attutire quello che ha detto il caro amico e collega Gianni, in quanto io credo la cosa più importante, ragazzi, è studiare l'italiano, imparare ad esprimervi bene in italiano è importantissimo per il vostro futuro, per la vostra carriera futura, sia quale essa sia, se sarete artigiani, se sarete professionisti, se sarete persone del mondo dello spettacolo. Parlare bene, con scioltezza,
con padronanza è una porta, una chiave che apre moltissime porte. Io personalmente ho studiato l'inglese in Italia e quando sono approdata poi in età già adulta in Inghilterra mi sono resa conto che il mio inglese grammaticale era ottimo, ma la mia pronuncia era tremenda e quindi ho dovuto sudare sette camicie per poter poi integrarmi nel mondo del lavoro in Inghilterra, in quanto loro capivano me, ma io non li capivo. Quindi è importantissimo avere una base impeccabile per quanto riguarda la nostra lingua madre, in modo tale da poter poi lanciarci per le persone che vogliono appunto approfondire la lingua. Si può fare sempre, non è mai troppo tardi. Per i giovani che sono appassionati di lingue, che sono appassionati di quello che è il mondo della technology, della information technology, quello che io consiglio a loro e alle persone che si vogliono dedicare, insomma, alle nuove tecnologie, è di imparare l'inglese, sempre però partendo dal loro proprio punto di vista, in modo tale da avere una motivazione in più per poter imparare questo splendido idioma che veramente apre le porte del mondo, ragazzi, apre le porte del mondo. Conoscere l'inglese, sapere l'inglese vi apre il mondo. E quindi pensate, per esempio, se voi vorreste imparare il cinese o il giapponese con cognizione di causa, utilizzando dei libri che sono ben scritti, ben dettagliati, dovrete passare per l'inglese. Non ci sono migliori maniere per poter approcciare quello che è disponibile nel resto del mondo che attraverso questo ponte che è l'inglese. Quindi sapere l'inglese veramente è una grande, non dico arma perché qua siamo tutti pacifisti, però veramente la cosa migliore che possiate fare nella vita in questo momento storico. Magari fra 300 anni sarà un altro tipo di lingua, la lingua franca, però in questo periodo storico nel quale noi stiamo vivendo la lingua franca del mondo è l'inglese, quindi ve la raccomando sinceramente, non solo perché è la mia passione, ma anche perché è veramente necessaria per poter emergere in tutti i campi. Ecco. Perfetto, allora andiamo subito alla prima slide di questa decima puntata. Fantastico, cominciamo con la slide numero 5 che riguardava appunto come rivolgerci alle persone di cui conosciamo il cognome. Nella puntata scorsa abbiamo parlato di Sir e Madam e adesso parleremo di Mr., Mrs. e altri epiteti. Ok, quindi per un uomo useremo sempre la parola Mr., l'epiteto mister da porre davanti al cognome, quindi Gianni sarà Mister Petrizzo e qualsiasi persona che abbia appunto che sia di sesso maschile ha diritto ad avere questo epiteto davanti al proprio cognome, quindi Mister Petrizzo potrebbe essere chiamato così a 20 anni, a 40, 60, 80, non importa. Usa sempre questo epiteto per gli uomini, un solo uomo, ok? Per esempio, good morning Mr. Jones, did you have a nice breakfast? Questo qui lo possiamo dire per esempio in ambito hotel, se c'è appunto il ristorante nell'hotel, rivolgerci ad uno dei nostri clienti, capiamo quindi in questa frase Mr. Jones, mettiamo il cognome che vogliamo. Good morning, did you have a nice breakfast? Buongiorno, in questo caso signor Jones, è stata piacevole la sua colazione? Did you have a nice breakfast? Ti è piaciuta? Le è piaciuta la colazione? Quindi questa è una delle frasi base sulle quali possiamo mettere delle piccole varianti e fare sempre una bellissima figura
con la persona o con le persone con le quali ci stiamo interfacciando. Nella puntata scorsa abbiamo studiato Sir, Madam, Ladies and Gentlemen, quindi se nella nostra piccola hall dove si serve il breakfast, oppure se nel nostro ristorante ci sono delle signore che stanno facendo colazione, possiamo dire Good morning, ladies. Did you have a nice breakfast? Quindi, Agnese, posso inserirmi su una curiosità, insomma, perché si inserisce did? Che cos'è questo did? You have just opened a can of worms. Hai appena aperto una lattina di vermi, dicono. Di vermi, dai! Questa non se può sentire, come dicono a Roma. Vabbè. Allora, è un topico abbastanza importante questo del did. Ragazzi, il passato in inglese è un po' diverso da come lo usiamo noi. Did sarebbe il marcatore, chiamiamolo così, il marcatore di quello che è il passato, il tempo passato. Quindi quando noi ci riferiamo ad un'azione che è stata compiuta, anche se questa azione è stata compiuta pochi minuti fa, in realtà quello che noi vogliamo parlare e quello che noi vogliamo comunicare è che abbiamo preso atto, abbiamo preso coscienza che questa azione è finita, è terminata. Quindi, did you have a nice breakfast? Questo indica a chi ascolta la frase che noi abbiamo capito che la colazione è finita. Le signore o il signor Jones sta lì a leggere il giornale, ha finito il suo cornetto, il suo caffè, il suo cappuccino, quello che sia, e sta rilassandosi avendo appunto leggendo il giornale. Ecco, quindi did marca è la piccola parolina che introduce il passato, ma non il passato remoto come viene studiato in italiano. Quando in italiano si studia il did, si parla sempre in passato remoto, ma non è così. Indica un'azione che è stata compiuta e che come tale non si ripeterà più nella stessa giornata. Quindi, did you have a nice breakfast? Did you have a nice lunch? Did you have a nice dinner? Quindi possiamo sostituire in questa frase base le parole breakfast con lunch e dinner e poter fare lo stesso tipo di domanda ai nostri clienti del ristorante quando hanno finito il loro pasto. E se per esempio la girassimo senza il did, la frase, per esempio, have you a nice breakfast? Terribile. Ti capiranno Gianni, però penseranno poverino, questo ragazzo ha bisogno di lezioni. Però vabbè, è sempre meglio di quello che è l'italiano parlato da tutti coloro che ci visitano in Italia, quindi non ci facciamo il problema. Quindi nel caso di un improvvisato come me che direbbe appunto questo, inserendo il did migliorerei di gran lunga la mia preparazione. E faresti un figurone, assolutamente, faresti un figurone. E grazie all'uso di queste piccole cose che vi insegneremo durante questo corso, che voi potrete dare la sensazione, l'impressione di avere una padronanza, un dominio dell'idioma inglese, diciamo molto più evidente che non se vi lanciaste così con l'inglese maccheronico che in un momento dato della nostra vita abbiamo parlato un po' tutti. Ecco. Perfetto, slide numero 6. Numero 6. Ok, come rivolgersi in inglese a persone di cui conosciamo il cognome, abbiamo detto la numero 6, Gianni, adesso c'è sempre solo la numero 5. Eccola. Ok, perfetto.
Allora, per una donna sposata useremo sempre l'epiteto Mrs. e il cognome del marito. Quindi, per esempio, la signora, in questo caso Fortuna, il cognome che noi stiamo usando è quello del marito, non quello suo. Ok? Good evening, Mrs. Fortuna. Mr. Fortuna is waiting for you at the bar. Ok? Quindi buonasera, signora Fortuna, il signor Fortuna la sta aspettando al bar. Però la, l'articolo the non l'hai pronunciato, sbaglio? At bar hai detto. At the bar, the. Ok, allora Gianni, è stato bellissimo questo tuo intervento perché vi posso spiegare finalmente la pronuncia corretta dell'articolo the. Esatto. Allora, abbiamo un suono sordo quando la parola che segue l'articolo the comincia per consonante e un suono sonoro quando la parola che segue questo articolo comincia per vocale. Per esempio, the house is over there. Ok? La casa è laggiù. The house is over there. The house is over there. Quindi si sente ma non si sente, però chi parla inglese lo sente. Ok? Se invece vogliamo parlare di una mela, che dal nostro corso sappiamo che Apple. Sì. Apple, bravissimo. Diremo. Questo è un detto bellissimo della lingua inglese. The apple doesn't fall far from the tree. La mela non cade lontano dall'albero. Questo che significa? Che tale padre, tale figlio, oppure se in famiglia ci sono dei talenti, questi vengono comunque ereditati dai figli, eccetera eccetera. Quindi per dire che la figlia o il figlio di una determinata persona mostra particolare talento o particolare qualità, si dice, ecco, in modo a mo' di complimento, well, the apple doesn't fall far from the tree, doesn't it? Quindi la mela non cade lontano dall'albero. Ovviamente si può usare anche in senso negativo, purtroppo ultimamente si usa in senso negativo, però ecco, sta ad indicare appunto tale padre, tale figlio, tale, insomma, per far capire che ci sono state ereditate delle caratteristiche, delle qualità. Bene, torniamo sulla frase. At the bar, non lo sentite però c'è, at the bar. Se io volessi dire at the bar, ecco, è quando poi ci prendono per italiani, perché noi pronunciamo tutto, ma proprio tutto, quindi a volte però non c'è bisogno, ok? Molte volte le parole vanno immaginate, ecco, io quello è quello che faccio per esempio con le parole work, che sarebbero appunto work, diremmo noi italiani work, il lavoro è work, oppure walk, che sarebbe camminare, walk, noi diremmo walk, invece walk, talk, che sarebbe il verbo dialogare, come abbiamo detto nella scorsa puntata, talk to me, parlami, dialoga con me, non si dice la L, sì, la vediamo, insomma, con l'occhio della nostra mente la vediamo, ok? Ok, prossima slide. Quindi, prossima slide, per una donna in carriera, come potrebbe essere qualsiasi donna che conosciamo e che lavora e che vuole essere apprezzata per essere se stessa e non, diciamo, la compagna del marito, ecco, usiamo l'epiteto Muse. Vedrete che vi ho messo la pronuncia fra parentesi con tre punti, perché non aveva senso mettere la pronuncia fonetica. La pronuncia fonetica, quella dell'alfabeto fonetico internazionale,
in questo caso sarebbe una M, una E sotto sopra e al contrario, e una Z. Quindi chi non è pratico di questo tipo di alfabeto non riesce comunque a pronunciare questo epiteto, quindi ve lo dico a voce. M. Immaginate una E, però che non è una E, una E con i crampi. Non mi era mai capitato, sai, di incontrare Mz. Com'è? Mz. Non si usa spesso. Si usa moltissimo nel mondo del business. È forse probabilmente perché il mio non è un lavoro? No, dai. No. Sto scherzando, era una battuta su me stessa, Agnese. Ma non è così. È un tipo diverso di business, il tuo, che è molto più laid back. Laid back significa rilassato, molto più informale, laid back. Vero. Quindi è il nome di una il cognome di una donna, l'epiteto che si mette davanti al cognome di una donna che è in carriera, quindi sta lavorando e che vuole essere conosciuta per i propri per il proprio cognome. Non vuole essere Mrs. Fortuna, bensì vuole essere Ms. Giaccio, per esempio, no? Come è il caso di tua moglie, che è Mrs. Petrizzo, però poi invece il suo cognome da single è appunto Giaccio. Questo perché? Questa differenza perché si fa in inglese? E qui parliamo di tutti i paesi in cui si parla l'inglese. Perché quando una donna si sposa perde il proprio cognome e quindi passa ad ottenere anche sul passaporto, anche sulla driving license, il cognome del marito. E quindi questo è un po' problematico. Poi ecco, se questa signora vuole avere una carriera che sia tutta sua, ecco. Bene, andiamo avanti. Ok. Good afternoon, Miss Merce Fawcett. Your client is in the waiting room. Quindi good afternoon, Miss Fawcett. Your client is in the waiting room. Buon pomeriggio, signora Fawcett. Il suo cliente è nella sala d'attesa. Ok. Good afternoon. Sapete che cosa vuol dire questa parola? Pomeriggio, dopo mezzogiorno, quindi letteralmente parlando. M indica appunto questa signora che ha il proprio cognome in uso nel mondo del lavoro. Your client is in the waiting room. Il suo cliente è nella sala d'attesa. Ok, vuoi dirmi qualcosa, Gianni? Ti ha incuriosito qualcosa di questo esempio? No, possiamo andare alla slide numero 8 per i tempi della nostra trasmissione. Ok, va benissimo. Allora, per quanto riguarda invece una donna giovane, che ancora non si è sposata, che ancora non ha cominciato una vera e propria carriera, useremo l'epiteto Miss e il suo cognome. Quindi, goodbye Miss Croft, see you next week. Arrivederci signorina Croft, ci vediamo la settimana prossima. Questo magari lo potremmo dire in una reception di una palestra, per esempio. Oppure lo potremmo dire in un beauty parlor, che sarebbe appunto il negozio di un estetista. See you next week. Ci vediamo la settimana prossima. Ok? Ok. E con questo abbiamo concluso le nostre slide. Adesso però mi devi dire che cosa c'è nel tuo scrigno. La scorsa settimana si sono lamentati i telespettatori perché hanno scritto: ma Agnese non ha preso nulla dal suo scrigno, perché non l'hai fatto, Agnese? Ragazzi, mi dispiace, è stata una piccola svista, ma recuperiamo subito. Ok, oggi parliamo ancora una volta di regali di Natale
e di buoni sentimenti, buoni propositi, buoni esempi da dare ai nostri giovani, con questo bellissimo libro adattato per gli studenti dalla casa editrice Oxford. Il livello è il livello numero 2, come può dimostrare la scritta in rosso che vedrete dietro il libro, quindi parliamo già di un livello di esami, per esempio PET, un po' superiore al CET. Siamo già al livello PET del nostro range di esami della Cambridge University Press. E dunque parliamo di Anna dai capelli rossi. Ricordate il cartone animato? Bellissimo cartone animato degli anni 80, che potrete trovare, i cui episodi potrete trovare in italiano su YouTube e con i sottotitoli in inglese, ma la lingua è originale giapponese. Questa storia è una bellissima storia di una ragazza che è orfana e che viene adottata da due persone già un po' avanti in età, e che grazie alla sua allegria e alla sua bellezza interiore riesce a portare tanta luce non solo ai suoi genitori adottivi, ma anche a tutto il paesino nel quale viene appunto integrata. È una bellissima storia e ve la consiglio come regalo di Natale ai vostri figli, nipotini o chiunque insomma abbia il piacere di poter ascoltare una narrazione ben fatta da parte di un attore della voce, quindi di un narrator, e che appunto vi possa trasmettere la bellezza di questo libro. Anne of Green Gables. E questo libro è stato scritto da un'autrice, una delle molte autrici donne della letteratura inglese, che è appunto la signora Montgomery. Anne of Green Gables, Anna dai capelli rossi, ma diciamo il titolo ha una connotazione diversa, una traduzione diversa, della quale parleremo nelle nostre pillole. Cosa sono le nostre pillole? Sei proprio brava, Agnese, sei proprio brava, cioè tu riesci anche a vendere un libro, perché così come ce lo hai proposto, davvero ti viene la voglia di leggerlo, al di là del fatto che uno magari magari a qualcuno non interessi conoscere l'inglese, ma così come gliel'hai insomma snocciolato, brava, complimenti. Faremo un programma. Grazie. Anche sulla lettura magari. Sì, io recensisco molti libri. In effetti, generalmente lo faccio in inglese per i miei amici ed amiche che pubblicano libri oltreoceano. Ricevo degli ARC, che sono appunto degli Advanced Reading Copy, sarebbe la copia prima di andare in stampa o prima di andare dall'editore. E quindi consiglio poi gli autori, guardate i passaggi, i personaggi del libro, e suggerisco delle correzioni, e poi al libro insomma terminato recensisco il libro in sé. Ragazzi, finora non si può fare a meno di Agnese, cioè lo avete visto, non è una semplice insegnante di lingua inglese, ma è poliedrica, spazia anche nei vari campi di interesse, non solo sociale ma anche di lavoro per quanto riguarda la lingua inglese, quindi cosa cercate di più? È impossibile trovare di più. Su LinkedIn troverete la mia prima recensione in italiano, della quale spero di poter parlare con te e con l'autore in un programma diverso da questo. Mi farebbe molto molto piacere, anche perché l'autore merita immensamente il nostro supporto. Volentieri. Bene, abbiamo terminato anche la 10ª puntata, siamo arrivati a 10, Agnese, cominciamo meraviglia. ad essere un po' più grandicelli, no? Quindi la fanciullezza, stiamo attraversando questa fase, penso che diventeremo anche maggiorenni o no? Ma
Ma io credo che bisogna sempre rimanere un po' giovani nel cuore, nel senso dell'umorismo. Dobbiamo portarselo appresso, ragazzi, che la vita è già dura di per sé, quindi ogni tanto dobbiamo potersi fare una bella risata in faccia alle varie difficoltà che ci presenta la vita e soprattutto anche riguardo noi stessi. Non ci prendiamo sul serio. Quando ci prendiamo sul serio è quando cominciamo a non andare bene. Questo è il mio consiglio. Grazie. Poi, Agnese, allora ci vediamo alla prossima. Alla prossima, senza dubbio. Grazie a tutti. Thank you so much for having me here with you. Thank you to you. Enjoy. Thank you. Ho detto bene, thank you to you? Yes, perfettamente. Ciao a tutti.